era da un bel po' di tempo che non uscivo di casa. È da una settimana a questa parte ormai che sto sveglio fino alle 2 di notte per lavorare al laboratorio di progettazione 3 al modello della scuola media. Diciamo che l'ho leggermente sottovalutato, però... Però, amici miei, eccolo qua. Voi non lo vedete, ma adesso lo costruisco insieme a voi. Scale, gradoni, piano terra, finestre, primo piano, finestre, primo piano, tettoia e infine copertura. Tac. Easy, schiocco le dita. Modello pronto. È un po' osceno vederlo così con questi colori molto vaporwave, ma ancora devo mettere tutte le texture e poi lanciare i render. Ma amici miei, ci siamo, ormai siamo addirittura ad arrivo. Qui stavo iniziando a fare anche un abbozzo di interior design. Io non credo agli architetti che si mettono lì a progettare per un mese. Tutto nasce all'ultimo momento. Però in tutto questo, lo volete sapere qual è il plot twist? È che io stavo preparando tutto il materiale per il progetto, per l'esame che era il 12. Era perché ieri il professore l'ha spostato al 19. Il che, considerando il fatto che ero estremamente in ritardo con tutto il materiale, mi fa moltissimo piacere. Però a me questi cambi di programma così all'improvviso danno veramente un botto fastidio, perché adesso mi ha scombussolato tutto luglio. Devo riprogettare tutto da capo. Cioè il mio obiettivo è quello di finire comunque tutto il materiale, quello digitale, per il 12, il prima possibile, in modo da togliermelo. Poi 3 giorni prima tornare a Firenze per lavorare il plastico di legno, quello proprio materiale, quello maschio. Poi per i giorni in mezzo che restano godermeli cercando di fare qualche viaggettino così a caso. Potrebbe essere interessante come cosa. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Ma per il momento... Speriamo non mi si smonti la ruota mentre sto andando. Non fa dei bei suoni, ma che casa... Ditemi in che condizioni è la ruota. Non buone, vero? Perché l'importante è arrivare al Carrefour. Botta di fresco. Comunque non è possibile che io ogni cosa che prendo ha una ruota rotta. Perché? Perché? Comunque sono qui al supermercato perché a mia incredibile sorpresa nel 228esimo Daily Vlog, dove quando ero andato a fare la spesa vi ho chiesto chi di voi mangiava la Simmental e in quale modo mi avete detto di come mangiare la Simmental. Io non me l'aspettavo veramente. Perciò dove si nasconde adesso? Ah, eccola qui nascosta. 5,89 euro di carne in scatola. Per 270 grammi, questa cosa non ha senso. Comunque è molto figo perché nella confezione ti danno un po' di idee su come mangiarla. Mi dicono di metterla pure nel couscous. Però io ho i vostri commenti e mi fido di voi. Perciò, tac. E oggi punto a farmi piacere la Simmental. E io ci ho rinunciato con questo carrellino comunque. Wow, olle. Fuori di nuovo nel deserto. Il cassiere comunque aveva la stessa faccia del mio professore di storia dell'architettura 3. Comprai la Simmental dal mio professore di storia dell'architettura 3. Bene, 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 veniamo a noi. Tutti che fanno le ricette con il pulled pork, il salmone affumicato, tutti questi ingredienti raffinati. Ma state zitti e beccatevi la Simmental, vai, arte povera sei. Mi avete consigliato veramente un botto di combinazioni. Io ne ho prese 3, una molto semplice, una intermedia, mentre una bella complessa elaborata, e la andiamo a provare tutti e 3 ovviamente. Prima fra queste comprende pan carré, Simmental, limone e maionese. Facile facile, un bel sandwich così al volo. Simmental, questi barattolini non mi ispirano per niente, mi ricordo esattamente l'aspetto e l'odore che ha. Magari in questi anni hanno migliorata, non lo so, io lo spero. L'unica cosa buona della Simmental sono i valori nutrizionali, che ha 11 grammi di proteine per 100 grammi e 61 calorie, per il resto è tutto quasi zero. È peggio del cibo che do a Jimmy. L'odore è uguale, però il problema è questo. Ora io non so, ma... Questa gelatina, ragazzi, ma come si fa a voler mangiare una cosa con una roba così sopra? Sbattiamola qui sul panino. Allora, se non ci fosse questa gelatina, sarei anche a posto. Cioè, di per sé la carne sfilacciata così mi attirerebbe anche, bella rossina, un bel colore, ma... Cioè, questa gelatina è inaffrontabile, via. Sbattiamoci la maionese. Ho le aspettative veramente molto basse, quindi c'è la probabilità che le superi, perché alla fine la maionese, il limone, il pan carré potrebbero fare il loro sporco lavoro. Là, e anche la vitamina C oltre alle proteine, che vuoi di più. Panino bello lurido, mi sa proprio di universitario mega fuori sede, proprio lontanissimo questo, sta in Bulgaria, una roba del genere. E facciamo st'antipasto. Buon appetito a tutti. Forse non ce l'ho messa abbastanza. Quel poco che si sente della carne non è gradevole. Sento solamente la maionese e il pane.
non è l'ingrediente principale dentro questo panino. Dà solamente una consistenza viscida. Voto 4. Come seconda ricetta ho deciso di prendere questo commento che mi ha messo la Simmental come se fosse la creazione della Genesi. E poi anche perché è una combinazione che mi avete suggerito in più persone. Ovvero insalata, pomodoro e Simmental. Facile facile dentro un bel paninozzo che ho deciso di tostare per rendere un po' più crunchy. Stacchiamoci un bel pezzettone di insalata. Tac. Questa qui è la ricetta estiva per la Simmental. La ricetta fresh. Pomodorozzo, ciacquateava. Andiamo a cattarlo. Secondo round. Facessi una cosa del genere? Dai. Arte, questa qui è arte povera, sei. Non è per niente gradevole alla vista. Fa molto ridere questa immagine. Vabbè, creiamo il nostro panino. Io farei un bel lettino di insalata. Dopodiché ci sbattiamo sopra la Simmental. In questo momento mi sento un uomo di 45 anni che è appena stato lasciato la moglie e non sa cosa mangiare per cena. Poi schiaffiamoci sopra il pomodoro che io mi sono stancato, che voglio mangiare. Va bene così, va bene così. Va bene lo stesso. Buon appetito a tutti. Allora, qui il sapore della carne sfortunatamente si sente. Questo è cibo per gatti, è... Non può piacere una roba del genere. Non c'è modo. Io non ci credo che c'è qualcuno che va al supermercato e dice: oh, guarda la Simmental, che buona, prendiamola. No, rifiuto. Non puoi comprarla di tua spontanea volontà. Dopo questo video ci siamo giocati la Simmental come sponsor. Grande Francesco. La terza ricetta è quella più complessa. Infatti prevede anche la cottura, per fortuna oserei dire. Un soffrittino di cipolle, patata precedentemente riscaldata in microonde, e poi ovviamente la nostra cara amica Simmental. Poi abbiamo carboidrati, quella brutalmente bruciata, ovviamente. Questa qui è ricetta completa, carboidrati, grassi, abbiamo tutto. Plop. Oh! Che reazione strana si inventa l'impadella. Non so se è così che dovrebbe venire, però mi ha detto fai tipo una frittata. Giacomo Napoli, dimmi se sto facendo bene. Dai dai, con questo terzo round sono fiducioso. Ha un aspetto più gradevole. E le Jason Fe. Che pranzo oggi a casa Zini, attenzione. L'odore è quello di uno spezzatino molto molto scarso. Amici miei, wait a moment. Amici miei, così ci sta di brutto. Vi ho trovato, ragazzi. Leggermente dolce, salato. Si sente la carne con il tocco di cipolla. No, ragazzi, ma lo sapete che è buono. Giacomo Napoli, attenzione. Questo qui lo rifarei anche. Se non costasse così tanto la Simmental, la comprerei più spesso all'università e mi farei questo piatto. L'unico problema è quando lo porti al naso che senti l'odore della Simmental, ma il sapore è veramente molto buono. La Simmental cotta, la svolta. Ragazzi, riprovatelo a casa e fatemi sapere, perché Giacomo Napoli. Giacomo Napoli. Giacomo Napoli. Questo qui sarà il piatto Giacomo Napoli. E comunque, capito, oggi dal non aver mai mangiato la Simmental in tutta la vita mi sono scofanato 3 scatolette da 90 grammi. Wow. E mi fa un po' male la pancia. La vedete questa faccia? È la faccia di una persona che è stata tutto il giorno nella casa al mare a fare questo. Veramente 3 muri. Non capisco come sia possibile, non capisco dove sia finito il tempo. Perciò adesso mi vado a schiantare al mare. Però prima di fare qualsiasi altra cosa volevo soffermarmi un attimo sul mio outfit da pensionato. Canottierina, imbracata dei pantaloncini, a vita alta rigorosamente e telo. Mi manca solamente un giornale sotto la spalla e poi siamo a posto. Veramente un gran mood. E si gode. Qua a Marina le spiagge sono lunghissime. Non sarà il mare di Castiglione, però ce lo facciamo andare bene lo stesso. Là. In questo bagnetto ci ho passato praticamente tutta la mia infanzia. Ci sono legati solamente bei ricordi. Non è un granché l'acqua. Dopo giorni e giorni a progettare su AutoCAD farei il bagno anche la melma. Bagnettino fatto e secondo me mi sento esattamente come si sentiva Goku appena uscito la vasca della rigenerazione. Chilling di 5 minuti con questa golden hour e poi si torna a casa a mangiare. Un bel piano, mi piace. Basta che non ci sia la Simmental per cena. Ed eccoci qui all'ultima parte della giornata. Adesso si passa alla parte di editing di questo daily vlog, dopo aver lavorato al laboratorio di progettazione 3. E anche questa giornata è andata poi. Io ringrazio ancora Giacomo Napoli per la ricetta della Simmental, veramente molto buona. E che dire, ragazzuoli, per questo daily vlog è tutto. E noi ci vediamo domani con un nuovo bellissimo daily vlog. Arrivederci.